Dicevamo una condizionata per 3 anni sulla distanza del miglio, sono in 15, 8 in prima fila, 7 in seconda. Dallo steccato Evelyn Call, Helicopter Jet, Evelyn Griff, Ercole Petra, Esedra, Ezekiel Fonte, Motion B ed Enea. Seconda fila per Easter DLC, Empire B, Estrogal, anzi Elettrogal, Estrogal, Epico Bargal. I fratelli Galdi in evidenza con tre soggetti, Eros di Meletro, Easy Winner Count. Subito in errore Ezekiel Font. Deve partire arretrato Eros di Meletro, di conseguenza sbaglia Helicopter Jet. Si contendono la testa. Evelyn Griff in maniera sorprendente assume l'iniziativa, c'è stata la rettura dell'atteso Ercole Petral, parte bene e si sistema seconda, Emotion B. 13 e 4 il lancio, Evelyn Griff fa intendere di voler agire al comando e non poteva essere altrimenti, per cui Emotion B si sistema seconda davanti al numero 1 Evelyn Call, al largo l'avanzata di Epico Bargal, torna al largo Goccia d'Oro, ha del buono in mano, va ad attaccare Evelyn Griff, addirittura 44 e 1 i 600. Evelyn Griff ed Emotion B alle prese, le due rifiatano un po' in curva, Emotion B ritorna nella posizione precedente, 1 minuto e 2 decimi. A metà gara può darsi che avessero vento contrario. Adesso Evelyn Griff allunga, mentre Motion B deve ritrovare l'azione giusta. Al suo interno c'è Evelyn Call, chilometri in 1:14,7. Evelyn Griff inseguita da Emotion B, che adesso si ripropone ai suoi fianchi. È incisiva Emotion B, 3/4 di miglio in 1:29,5. Si viaggia forte. Emotion B ha una marcia in più. Emotion B sta entrando in retta d'arrivo in vantaggio, ma sbanda verso il largo. La rientra Evelyn Griff. Lotta serrata. Evelyn Griff al momento ha un mezza di vantaggio, ma non è precisa di meccanica. Evelyn Griff in vantaggio. Evelyn Griff respinge fino alla fine Emotion B, mentre per il terzo a centropista dovrebbe essere qualcuno che non abbiamo individuato, forse Empire B. Potrebbe essere Empire B, alla fine 2-1,5 il totale, media di 1:15,9. Evelyn Griff ed Antonio Esposito, 90, respingono dall'inizio alla fine una comunque valida Emotion B, la figlia di Exploit Cafe ed Ivaris Griff, è allenata da Ottavio Silvestri per i colori del signor Alfredo Lanzillo, terzo posto per Empire B numero 10, quarto posto per il numero 15 Easy Winner Count. E questo l'arrivo probabile ed ufficioso. Bel successo di Antonio Esposito e la sua Evelyn Griff. Ma buona per la prossima Emotion B.